signori, è veramente un grandissimo piacere, ricordando che è uscito il 2 ottobre Puffy 2, il suo album in tutti i negozi di dischi, e con noi Miguel Bosé nel Corriere della Sera. Salve a tutti. Ciao Miguel, ciao, come stai? Che piacere. Bene, bene, appena arrivato ieri sera, è un inferno oggi. Quanto a promozione, sai le cose come vanno. Contento di essere di nuovo con voi. Certo. Senti Miguel, ma ci stai spesso in Italia? Ci sei spesso in Italia? Ti piace? Sì, 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 sì. Vengo spesso, soltanto che non vengo per lavoro. Vengo perché ovviamente ho famiglia qui a Milano, e poi ho tanti amici e tanti altri, diciamo, tanti altri sbaghi, certo, ecco, che hanno a che vedere con l'Italia, perché vengo spesso. Sì, sì, sì. Senti, allora, il 2 ottobre è uscito Puffy 2, questo album che contiene i tuoi grandi successi cantati questa volta in duetto con Jovanotti, Tiziano Ferro, Juanes, si dice così? Juanes. Aspetta, che sullo spagnolo mi devi un po' correggere perché sono negatissimo. No, è stato Juanes, Alejandro Sanz, sì, giusto? Sì, giusto. Alejandro, e tanti altri, tra cui anche Penelope Cruz, che non direi tanti altri, insomma, la grandissima Penelope Cruz, giusto? Giusto, giusto. Sì, sì, no. Miguel, cosa ci dici di questo album? Allora, Puffy 2 è un po', è stato concepito come è stato concepito il primo Papito, il primo della saga. Sono canzoni della mia carriera riproposte, portate a, aggiornate in quanto a produzione, in quanto a suono. Ed ecco, e duettate con degli amici, perché non invito qualsiasi persona, devono essere amici. Beh, questa, certo, è una delle chiavi, diciamo, dei segreti del duettare, perché quando si conosce, quando si ha un'amicizia, quando c'è un rapporto, e la chimica che si crea è tutt'altra. Senti Miguel, hai detto appunto duettare con amici. Direi che al di là, insomma, di amici, in questo caso ci sono anche, sono quasi tutti grandi artisti, che forse trovi anche nelle tue corde, giusto, musicali? Sì. Nel senso che ti trovi bene con loro anche da un punto di vista musicale, che sì, forse è la cosa fondamentale, no? Sì, assolutamente. Però sempre c'è diciamo, questo esercizio che è molto, molto delicato, ma molto divertente da fare, che è avvicinare frontiere. Cioè, in modo che non si perda il fatto che sia un album di Bosé, però dall'altra parte che questo Bosé si avvicini alla frontiera di ognuno di loro, perché ci sia, diciamo, tutti si sentano a suo agio. Allora, tra poco ascoltiamo una delle canzoni, Creo in ti, è giusto? Giusto. Ho detto bene? Giusto. Sai che ogni volta che dico una cosa adesso in spagnolo mi preoccupa, perché insomma ci sei te, quindi sono un po' preoccupato di sbagliare, no? Tornando, tu sei riuscito in una cosa, Miguel, che non è facile, soprattutto nel nostro paese. Cioè, sei riuscito nell'essere credibile in tutto quello che fai, perché tu fai, sei un cantante, sei un attore, sei un presentatore, e in ogni cosa che fai sei credibile. E non è facile fare tutto ed essere credibile in ogni cosa che si fa, insomma, bisogna faticare molto perché questo avvenga. Ma tu invece ci sei riuscito con molta naturalezza. Secondo te qual è la tua arma? Ecco, questa, hai detto la parola. Naturalezza. Lì è il segreto, perché non si può avere un atteggiamento da divo pretendere essere credibile in nessuna delle cose che tu fai. È andata via la tua immagine, ma si recupererà. Io ti sento benissimo, forte e chiaro. Sì, comunque questa credo sia una cosa, tutti sanno quello che Bosé fa, tutti sanno quello che diciamo, Miguel. Però Miguel si scopre facendo queste altre attività, e quando piace una persona piace tutto quello che fa. Certo, sì, adesso ascoltiamo questa Creo in ti. Vorrei che mi dicessi tu qualcosa di questo duetto, allora, con Juan Luis Guerra, ecco, giusto? Juan Luis Guerra, per chi non conosce Juan Luis Guerra. Per chi non conosce Juan Luis Guerra, vi dirò che è il, per esempio, l'artista, lui è domenicano. Domenicano, sì. È un uomo di un grandissimo talento, di una grandissima bontà, un'anima grande, più grande di lui. Lui è un uomo che misura un 1,95 m, altissimo, sembra un po' la Pantera Rosa, ed è un grandissimo, carissimo amico con molto talento, forse l'artista più gramizzato che esista nell'universo spagnolo, e credo che questo pezzo che ha scelto lui, essendo un uomo anche di molta, molta fede, l'ha risolto
Benissimo, questo in italiano si tradurrebbe come credo in te. Credo in te. E allora lo sentiamo su Radio Kiss Kiss con Miguel Bosé nei Corrieri della Sera insieme a Juan Luis Guerra. Creo en ti su Radio Kiss Kiss. Miguel Bosé, prego. Mi motor che a pesar de todo creo en ti. Creo en ti, Miguel Bosé con Juan Luis Guerra su Radio Kiss Kiss. Miguel Bosé oggi è nei Corrieri della Sera. Ieri sono entrato in un negozio di dischi e proprio la vetrina era tutta piena dei tuoi dischi, Miguel. Questo vuol dire che è un disco già di grande successo, no? Mi pare di aver capito. È un disco partito fortissimo, Pippo. È un disco che... Pensate che appena uscito, la prima settimana già in quanto prenotazioni su iTunes era numero uno negli Stati Uniti, Messico, Spagna, Colombia, Argentina, Cile, Perù, Ecuador, cioè tanto per partire. A livello fisico, dalla tua voce affaticata, un po' stanca si capisce che devi andare in tutti questi paesi, ovviamente. Ma no, no? ma non sono affaticato. È così, la mia voce è naturale, sì. Non ho fatto altro che parlare da stamattina alle 9. Certo, non ho smesso. E noi arriviamo un po' in coda, però insomma va bene così, Miguel, no? Del resto te lo aspettavi un po', no? Era un po' che non si sentiva un tuo disco, quindi la gente lo aspettava. Eh beh sì, poi devi dividere il tuo tempo perché sono già in tournée, per cui devo nei momenti nei quali non ho concerti devo approfittare e fare i viaggi. E questo è il penultimo viaggio che faccio promozionale, poi mi tocca domenica prossima, parto per 4 giorni in Argentina e poi lì, finito quello, finisco anche gli ultimi concerti e poi si parte per il Messico per fare la prima parte della tournée messicana, che sono 6 settimane. Beh, volendo ci piacerebbe anche accompagnarti per qualche giorno, ma poi di questo ne parleremo molto volentieri. Ma sai che sono a fare un po' di viaggi. Possiamo fare collegamenti subito, quando vuoi. Grazie, va bene. Miguel Bosé in diretta nei Corrieri della Sera su Radio Kiss Kiss, tra poco ancora con noi. Questa è She Wolf Falling the Pieces. Con noi c'è Miguel Bosé. Ancora buon pomeriggio, Miguel. Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Ancora grazie per essere con noi. Piacere. Allora, Miguel, intanto ti sto appena seguendo su Twitter. Sei tu che scrivi su Twitter? Sì. Lo usi tu? Ah, sì. Lo usi? Bene, bene, fa piacere. Allora, Miguel, ascolta, io volevo farti un paio di domande sui talent. Volevo parlare un po' con te dei talent, perché tu sei stato un precursore del nostro paese. E il primo talent che abbiamo visto in televisione è stato proprio il tuo Operazione Triunfo, no? Sì. Di lì poi sono arrivati i vari amici che era prima Saranno Famosi, poi X Factor, che in questo momento sono, diciamo, la fonte di approvvigionamento della musica del nostro paese. Cioè, tutti i dischi vengono fuori da lì, quindi, e i cantanti vengono fuori da lì. E tu come, insomma, qual è il tuo rapporto oggi con questa tipologia di programma televisivo? Guarda, io ho appena finito quest'anno, all'inizio di quest'anno, un programma che si chiama Il Numero Uno, su una TV privata in Spagna, che è andato fortissimo ed era proprio una ricerca di talent con voci e stili particolari, e in questo momento sto facendo Avanti e Indietro col Messico per fare The Voice, la voce. Sto facendo un programma che è un genere. Sì, che è questo grandissimo ultimo formato che sta facendo Cristina Aguilera negli Stati Uniti, che ha grandissimo successo, che sta facendo in giro per il mondo, che ha un audience bestiale. Cioè... Senti, ti faccio una domanda: un artista come Miguel Bosé sarebbe mai venuto fuori da un talent? Mai. Mai. Perché mai? Secondo me mi avrebbero scartato la prima. Non avrei neanche. Perché dici questo? Perché non lo so. Prima, perché io detesto i concorsi e non sono efficace. Tu non l'avresti mai fatto. Mi sembra la cosa più umiliante al mondo. Però voglio dire, capisco che la gente non ha lo stesso atteggiamento che ho io nei confronti dei concorsi, no? E mi sembra che la cosa più tremenda, non servo a fare queste cose, non. E poi sono. Non so, non ho. Non è nelle tue corde, diciamo. No, non è nelle mie corde. Secondo me, io sono un tipo che deve venire fuori facendo un'altra strada. Non facendo un altro percorso. Sì, un altro percorso. Senti, Miguel, sì. A proposito di talent, l'anno scorso sei stato ospite alla fase finale di Amici. Sì. E hai cantato tra gli altri con Marco Carta. Insomma, noi abbiamo tanti ascoltatori perché Marco è venuto a trovarci più volte qui. E Amici, sai che ha sfornato Emma Marrone, Alessandra Amorosa, Marco Carta, Valerio Scano, tanti cantanti che poi sono diventati primi in classifica nel nostro paese. Insomma,
è secondo te giusto che la musica oggi arrivi quasi tutta da lì? Perché si fa fatica, se un cantante, un ragazzo, un giovane non viene fuori da quei circuiti lì, fa veramente molta fatica. D'altronde tipo le case discografiche non hanno più soldi, non hanno più soldi. La televisione aiuta la molto. La televisione aiuta a creare una faccia, a creare, a conoscere un personaggio per poi poterlo seguire nella musica o in qualsiasi altra cosa. Però se tutto questo processo dovesse essere fatto all'inversa, cioè dovesse partire dalle case discografiche, sarebbe tempo perso, sarebbe un'impresa completamente fallita, perché non hanno più soldi. Cioè io vengo da un'epoca nella quale gli artisti si costruivano nel tempo e con gli investimenti molto grosso, e nel tempo oggi non c'è né soldi né tempo, le cose si vogliono subito per questo la televisione aiuta, E i tempi cambiano, poi tra l'altro devono cambiare. Adesso i supporti fisici, spariranno, ci abbiamo altri che sono molto più comodi, che occupano meno spazio, che sono più alla mano, che non richiedono spostamento, che sono personalizzato. Le industrie, tutto cambia e tutto deve cambiare. Cambiare per bene, ma musica ci sarà, perché prima che non ci finisca la musica prima dei support fisici, prima del vinilo c'era già musica, c'erano cantanti, c'erano concerti, c'erano carriere. Certo. Allora Miguel, c'è una canzone cantata insieme a Penelope Cruz, della quale sappiamo hai già girato il video, giusto? Sì, giusto. Penelope Cruz come cantante, Miguel? È una ragazza che canta con moltissimo gusto. Poi ha questa cosa che hanno gli attori, cioè che aggiungono questo di più al testo, perché una recitazione della canzone? Sì, hanno un fascino speciale gli attori che cantano, sì. Me la annunci tu, perché non ho il coraggio, temo di sbagliare lo spagnolo. Allora, si chiama Decirnos Adios. Che vuol dire Decirnos Adios. Dirci addio. Miguel Bosé e Penelope Cruz su Radio Kiss Kiss, dall'album Papi Tu, l'album che è in tutti i negozi di dischi dal 2 ottobre, di Miguel Bosé, che oggi è venuto a trovarci nei Corrieri e noi siamo molto felici di averlo qui con noi. La sentiamo, Miguel? Sentiamo. Decirnos adios, Miguel Bosé, Penelope Cruz. Miguel Bosé su Radio Kiss Kiss nei Corrieri della Sera. Miguel, dicevo, stavo insomma guardare il tuo curriculum, non c'è bisogno manco di guardarlo perché io lo conosco molto bene. Tu hai duettato con i più grandi della musica, hai recitato con grandi registi tra cui Pedro Almodovar, hai presentato programmi nelle televisioni più importanti del mondo. Cos'è che non hai ancora fatto che ti piacerebbe fare, Miguel, visto che sei ancora così giovane, ancora così un ragazzo? Trapezio in un circo. Mi manca tantissimo. Ma perché... serio? non lo so, una vertigine della Madonna, però dico sì, infatti. Ma secondo me uno deve proporsi la vita in una forma, diciamo, di coerente. Il mio territorio è la musica, ho provato a fare tante cose, non appartengo a quelle altre, non sono un attore, non sono buono a fare del cinema, ho fatto il cinema, ho tentato di capire come si faceva bene, sono riuscito a farle anche bene, a capire. Beh, ma l'hai fatto anche bene, perché sono responsabile, sono serio e con i compromessi ci vado fino in fondo. Lo stesso con la TV, a livello presentazione tutto quanto, no, poi a livello quello come lo sto facendo adesso, sì, perché hai presentato anche Sanremo in Italia, Miguel, non te lo dimenticare. Un disastro. Ma perché? Perché un disastro, secondo me, facevo più tenerezza che altra cosa. La gente in Italia è stata veramente molto generosa con me, molto condescendente, però non è il mio mestiere. Quando faccio televisione adesso come adesso, sì, perché posso trasferire la mia esperienza nella gente che sta iniziando, allora è tutta un'altra cosa. Però il mio territorio è la musica. Potrò fare altre cose, sì, senz'altro. Quando le faccio decido farle perché sono, mi sento preparato, però in fondo il mio mondo, la mia area, dove c'è il mio linguaggio, il mio marchio, eccetera, è la musica. Senti Miguel, io ascoltavo appunto questa Decirnos Adios che hai cantato insieme a Penelope Cruz e secondo me lo spagnolo, la tua lingua proprio madre, è la lingua che canta meglio la malinconia, concordi con me? La
canta benissimo, ma sai perché? Perché anche questo, questa canzone è un tango abolerado, il bolero tango. Ed è molto strisciato, no? E questo fa sì che diventi un po' languido, un po' trascinato. Ecco. Senti Michele, quindi hai cantato anche poi in italiano ovviamente, in inglese, ma la lingua in cui ti piace cantare, che secondo me si presta meglio alla musica, qual è? La lingua nella quale si presta meglio alla musica è senz'altro l'inglese, però l'inglese. Perché è molto onomatopeica. Anche alla però, tua musica? No, la mia musica si deve cantare in spagnolo, perché è concepita in spagnolo. Lo spagnolo è una lingua che ha vocali che suonavano benissimo ed è anche molto percussiva, cioè l'italiano è molto più legato come lingua, per lo spagnolo è molto, molto percussivo. Ed è, bisogna trovare la sua musicalità, perché esiste, quando la trovi è straordinaria. Allora, Papi Tu è uscito il 2 ottobre in tutti i negozi di dischi, il nuovo album di Miguel Bosé, ci sono tutti i suoi successi cantati in duetto con Jovanotti, Tiziano Ferro, Juanes, Alejandro Sanz, abbiamo sentito Penelope Cruz, abbiamo sentito Juan Luis Guerra e tanti altri. Miguel, è stato veramente un grandissimo piacere averti qui con noi questo pomeriggio e speriamo di riaverti presto. Come sempre Pippo, un abbraccio forte, grazie e ci sentiamo, ci vediamo presto. Prestissimo, ti aspettiamo su Radio Kiss Kiss e grazie mille per essere venuto nei Corrieri della Sera. Miguel Bosé, grazie. Grazie. Ciao Miguel, buon pomeriggio, ciao.